Benvenuti sullo strano canale. Ciao! Oggi vi parlo di un antivirus, o meglio, del Norton, il suo creatore, la cui vita è stata piuttosto movimentata e si è conclusa in modo tragico il 23 giugno 2021. Secondo voi Gisella utilizza lo yin e lo yang al collo oppure fuori dalla cam? O in generale è solo per i video? Ecco a voi la sua storia. Luci, ombre e misti di John McAfee. McAfee. L'antivirus McAfee. Ma veramente? Ma veramente? Sicuramente l'avrete sentito nominare, ma in pochi conoscono la storia del suo creatore. Una vita che sembra una corsa sulle montagne russe, di quelle che raggiungono altezze vertiginose per poi precipitare verso il basso. Che bell'uomo. Successo, soldi, riconoscimenti, un'accusa di omicidio. La politica, la paranoia, una passione malata per le armi e un suicidio sospetto. Una personalità eccentrica che invece di accogliere e sfruttare in modo positivo il successo, ne ha fatto un trampolino di lancio verso l'inferno. John David McAfee nasce il 18 settembre 1945 a Cinderford, nel Regno Unito. È figlio di Don McAfee e di Joanne Williams. Quando John è ancora un bambino, la famiglia si trasferisce a Roanoke, in Virginia. Dove non accade mai nulla. Città natale di Don. Il padre diventa nel tempo un alcolista violento e John cresce nella paura degli abusi e delle percosse. Chissà come deve essere avere un padre violento per via dell'alcol. Che merda, ogni cazzo di sera che se ne va speri che torna e che non faccia puzza di cazzo. Marco, sei probabilmente il mio sottofondo preferito. Ah! Quando ha 15 anni, il padre si suicida sparandosi alla testa. Che domanda di merda, Marco. No, è vero, perché io avevo un padre che mi picchiava. Chissà con l'alcol com'era, con questo plus in più. Nonostante un'infanzia travagliata e l'enorme trauma del suicidio paterno mai elaborato correttamente, la vita va avanti e John si laurea in matematica nel 1967 presso il Roanoke College. Quindi inizia a studiare per un dottorato in matematica al Northeast Louisiana State College, ma viene espulso l'anno dopo a causa della relazione con una studentessa universitaria. John è dotato di una notevole intelligenza, ma è attratto da alcol e droghe. Che bella immagine. Cose di cui sembra una di quelle immagini di quando fanno vedere su Iron Man 2 come ha iniziato Iron Man. Sembra la roba là. Entra come programmatore informatico nell'Istituto per gli Studi Spaziali della NASA a New York City. Ah, è una foto comica che sta sentendo il battito del computer, che sta male. E ad a letto, vabbè, io arrivo veramente 100 anni dopo alle cose. E ha pure la sacca del ghiaccio. Ma che bella, che bellissima foto. Ho capito solo. E ci rimane dal 1968 al 1970. Poi salta di azienda in azienda, accompagnando le giornate lavorative con bottiglie d'alcol e cocaina. Successivamente, nel 1986, mentre lavora per la Lockheed, legge una notizia che per lui è un'illuminazione. Qualcuno ha creato Brain, quello che oggi viene considerato il primo virus per i sistemi MS-DOS. Brain. Scatta in lui il desiderio di creare un software per individuare... Ma dov'è? Ma è un attore, sembra un attore. Dov'è che l'ho visto per 100 volte questa faccia qua? Fare e rimuovere la minaccia. Il famoso proprio. Un antivirus. È il punto di svolta. John smette di lavorare per altre compagnie e ne fonda una propria. All'inizio la sua è una missione, tra virgolette, eroica, visto che vuole sfidare chi ha creato il virus e impedire che i PC del mondo vengano infettati dallo stesso. Ma nel giro di breve tempo, il suo McAfee antivirus, che ha battezzato con il suo nome, conquista milioni di consumatori proprio perché scatena in loro la paura di vedere il proprio PC preso di mira dal virus. Arrivati al 1990, John è un uomo ricco, la cui azienda fattura qualcosa come 5 milioni di dollari l'anno. Non è, vabbè. Vista la vita lavorativa fino a... C'è un'azienda che fa 5 milioni l'anno? Forse perché tempo fa
c'era l'inflazione. Ai tempi, ok. Legione antivirus di sempre. Sì, è tipo lo scam. Ah, nel 90, ok. Quel momento estremamente movimentata. Non sorprende che nel 1994 decida di vendere la sua quota della società e abbandonare tutto. John sembra non trovare mai pace, nemmeno quando le circostanze gli sorridono. Gli anni trascorrono e John passa da un progetto all'altro, lanciando la Tribal Voice, che sviluppa il primo programma di messaggistica istantanea, Pow Wow. Pow Wow? Primo programma di messaggistica istantanea. Wow, il sole! Allora il sole di Messenger con gli occhiali poi veniva da qua. Che figo, non lo conoscevo. Pow Wow. Che cultura. Lavorando con la Zone Labs, che progetta i futuri firewall, e infine ampliando i suoi interessi negli aerei deltaplani, anche al settore del volo con gli ultraleggeri. Che bello. E qui accade una grande sciagura in cui muoiono il nipote Joel Gordon Beto, di 22 anni, e un suo amico Robert Gilson. Diciamo che se sali in un tendaggio volante un po' non dico te la meriti, ma boh. I parenti delle vittime lo ritengono responsabile delle due morti, no, e gli fanno causa, no, chiedendo $2,5 million, no, denaro che lui non pagherà mai. Sembra avesse autorizzato il nipote a lavorare come istruttore quando il ragazzo aveva appena ottenuto il brevetto di volo. La crisi economica che comincia nel 2007 fa calare drasticamente i suoi introiti. Si vede comunque che ha del peso in faccia morale questa persona, ragazzi. Decide di trasferirsi in Belize, nel Sud America. Qui fonda la Quorumex, che chiuderà nel 2012. Una società che si prefigge lo scopo di creare il farmaco perfetto, studiando le proprietà della flora tropicale. Umbrella Corporation? Una sorta di fitoterapia spinta ai massimi livelli per creare l'antibiotico per eccellenza, secondo i suoi piani. Già durante questi anni si nota una certa deriva del suo modo di pensare. Sembra incapace di concentrarsi a lungo su un solo progetto. Ne comincia una miriade per poi abbandonarli uno a uno. Lo capisco benissimo. Sicuramente alcol e droga hanno sempre giocato un ruolo importante nel renderlo un uomo emotivamente e professionalmente instabile. Il 2012 è anche l'anno che lo vede oggetto di una terribile accusa. L'omicidio del suo vicino di casa, il 52enne Gregory Fall. Ma tutti che lo denunciano, sto tizio. Trovato morto nella sua abitazione il 12 novembre, sull'isola Ambergris Cay, la più grande del Belize, dove vive anche John. Per l'esattezza, Gregory è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca, in stile esecuzione, come si dice in gergo. Gli abitanti del posto indicano John come il vicino con cui Gregory avrebbe avuto degli screzi, per via dei molti cani da guardia lasciati liberi sull'isola da John. La polizia, perciò... Ma che cazzo di recriminazione! ...si mette subito sulle sue tracce per interrogarlo. In Belize, John ha sviluppato... Ok. Posso capire. ...ha sviluppato un malsano amore per le armi per compensare la convinzione che qualcuno lo vuole. Dai, bravo. Quello è un cane che sta rompendo i coglioni. Volesse morto. Lui è sicuro che le autorità non vogliano solo interrogarlo, ma ucciderlo. Quindi fugge dal... Che bello. ...paese e diventa un latitante, finendo per cercare di entrare illegalmente in Guatemala. Trattenuto dalle autorità mentre aspetta di essere riportato in Belize, finge un malore dietro l'altro, incluso un attacco cardiaco, per evitare che ciò accada. Alla fine, però, il Guatemala ne ha abbastanza e lo rispedisce negli Stati Uniti, dove l'accusa di omicidio non viene accolta e John viene rilasciato per mancanza di prove. Che vita assurda! Il riassunto del suo stato psicologico del periodo lo si ritrova in un video che pubblica su YouTube, dove lo si vede seduto a un tavolo, circondato da donne discinte, mentre assume sostanze illegali. Fanculo sentire la spiegazione. Fuck.
Send. Send. Oh, hello there. My name is John McAfee. I'm the founder of the McAfee Antivirus Software Company. Although I've had nothing to do with this company for over 15 years, I still get volumes of mail asking, how do I uninstall this software? I have no idea. I really need to quit. As I said, I've had nothing to do with McAfee software for over 15 years. I've had more pressing things to do. Ma che boss! Have made me change my mind. I've had, over the years, many responses from users who are complaining about the difficulty in removing the software. I'd like to read you a few things. Holy fucking shit. I was drawing for like 5 hours straight on this marvelous drawing, and I had to do a big ass scan that slows the shit out of my computer. It was McAfee, of course. My computer is always really fast, but that son of a bitch has to come fuck it up. Here's another. My free trial for McAfee, or however it's spelled, expired. When it expired, it blocked Pornhub. Fuck McAfee. Fuck them in their stupid faces. I hope they all get dick and cunt rot and die a slow, agonizing death for limiting my porn use to X-Hamster. No one should have to use X-Hamster. I tried one final time and got the Urban Dictionary definition for McAfee. McAfee, a barely passable virus scanning program that updates at the worst possible times. Tends to render your computer completely useless whenever it starts an update, which it doesn't ask to start, and you cannot cancel or pause. McAfee updates at horrible times, almost like the creators want you to die. So I finally remembered how to uninstall McAfee antivirus software, and I've asked my friend Bartholomew to walk you through the steps. This is my lab tech, Bartholomew. He's going to take you through step by step the process of uninstalling the McAfee antivirus software. Say hello, Bartholomew. Yes, so if you need me, I'll be over here, and good luck. The procedure for removing McAfee antivirus software from your computer is as follows. First, make sure you have a full backup. Yes, Bartholomew, back it up. Back it up, that's right. Yeah, very John. Important, back it up. Sir, should I be reading the instructions for the Mac or PC? They're really quite different. Depending on which edition and version of McAfee's anti-malware software is installed on your computer, you may have to click on Remove, Uninstall, or a similarly named option to begin the uninstall process. Lasciatelo stare, sta spiegando. Finished, reboot the system. John, are you getting this? Yes. You may have to download McAfee Consumer Product Removal Tool. John? Huh? Yes. Does that sound about right? Well, not completely, you know. I mean, it's always there. It's watching. It's been watching me for years. Every time I turn on the fucking computer, it's there looking at me. You know, something went wrong. 15 years ago, I had some beautiful software, and they took it over. I don't know what they did. It was like the time I hired that Bangkok prostitute to do my taxes while I fucked my accountant. It was terrible. The same fucking thing is going on now. But I know what to do. I know exactly what to do. Believe me, I've got a fucking solution right here. Era bello il fatto che voleva un po' rifarsi tutte le accuse per ammazzare, però invece di ammazzare quelli che l'hanno accusato ammazza il PC. Un po' troppo la roba delle donne, cioè non lo so, penso che puoi aprire figo in altri modi. Secondo me pushare troppo su quella cosa l'ha reso un po' ridicolo ad un certo punto. Però fighissimo, nonetheless, interessante. Cioè interessante la vita di una persona con questa carriera arriva a fare un video del genere, molto figo. Il Guatemala ne ha abbastanza e lo rispedisce negli Stati Uniti, dove l'accusa di omicidio non viene accolta e John viene rilasciato per mancanza di prove. Il riassunto del suo stato psicologico del periodo lo si ritrova in un video che pubblica su YouTube, dove lo si vede seduto a un tavolo, circondato da donne discinte,
mentre assume sostanze illegali. Anche se sul sacchetto dal quale preleva la polvere bianca appare la scritta sali da bagno. Ma non è droga. Il tavolo è pieno di armi di ogni... Non è droga, cazzo. Gisella, non è droga. Tipo. E mentre lui critica apertamente l'antivirus che gli ha regalato soldi e fama... Discinte, sì. Il tutto si trasforma in una parodia di se stesso e di come lo dipingono i media. Esatto. Continua a tirare fuori idee e a fondare società dal pozzo senza fondo che è la sua mente, senza dare il tempo a queste intuizioni di mettere radici, crescere e diventare qualcosa di valido. Osservando il suo modo di fare dall'esterno, si ha la sensazione che ricopra il doppio ruolo di principale sostenitore di se stesso e di distruttore di ciò che ha appena creato. Ha periodi di totale concentrazione su un argomento, ma poi la sua attenzione si sposta altrove, in un perenne circolo vizioso che si conclude sempre nello stesso modo. Droga e alcol sono sempre lì, presenti più degli amici e delle tre mogli che non resistono a lungo accanto a lui. Tranne la terza moglie, che rimarrà fino alla fine. Un cane. John nutre una sorta di amore e odio verso la tecnologia. Sono famosi i suoi tweet in cui dice che il governo usa i cellulari per controllare le persone. Benvenuto. Ormai disprezza totalmente la sua prima creatura, il McAfee Antivirus, che considera obsoleto come tutti i programmi di questo tipo. È un'attrice del video, figo. Entra nella società MGT e provoca apertamente i grandi colossi come la Apple, dicendo che i loro cellulari non sono così inviolabili come sembrano. Spedisce ad alcuni giornalisti dei telefonini con sistema Android che risultano contenere un malware per provare che anche lì ci sono delle falle che permettono di leggere i messaggi criptati di WhatsApp. Vabbè, minchia, ci riesco io in 2 minuti a fare una cosa del genere. Dà l'idea di voler creare scandali e polemiche ovunque vada, affermando grandi verità che non sono mai supportate da spiegazioni attendibili. La MGT cerca di crescere, ma la presenza di John tiene lontani gli investitori che chiedono alla società di allontanarlo, cosa che accade nel 2018, con lui che si dimette con l'atteggiamento di disgustata superiorità che lo contraddistingue da sempre. L'epoca in cui veniva visto come un brillante uomo d'affari è lontana. Merda. Adesso è una mina vagante dalla quale tutti si tengono alla larga. Se c'è una caratteristica che non si combina bene con il mondo dei manager e degli accordi commerciali, è l'imprevedibilità. John è inaffidabile e incoerente e i suoi bizzarri comportamenti peggiorano di giorno in giorno. Non passa molto tempo prima che si tuffi nel mondo delle criptovalute e in particolare del Bitcoin. Come fa sempre quando gli interessa un certo settore, fonda una società, in questo caso la LuxCore. Anche qui si dimostrerà incostante nelle sue convinzioni. Se all'inizio spara previsioni ultra ottimistiche sul valore che le criptovalute avranno nel 2020, all'inizio di quell'anno ammette che erano solo parole per attirare investitori nella società. Comunque sia. E che il Bitcoin ha un potenziale limitato perché, parole sue, è una tecnologia obsoleta. Tra le decine di altre cose in cui... Da Don Solino un bacione, bro, grazie mille. Mua! ...cui è coinvolto nel corso della sua vita, si butta anche in politica per candidarsi alle elezioni presidenziali, fondando un partito il cui programma si basa principalmente sulle sue originali idee e convinzioni paranoide. Il 2019 lo vede in fuga per reati di natura fiscale. Secondo i suoi tweet, in un primo momento si trova in Venezuela, per poi spostarsi a Cuba e cominciare a elogiare la figura di Che Guevara, chiaramente per ringraziarsi il governo locale. Visto che si sente scoperto, non perde tempo a dire che le tasse sono illegali e che lui è un perseguitato. Seguire i suoi ragionamenti equivale a perdersi tra i pensieri di una persona confusa che adora creare altrettanta confusione nel prossimo. Viene arrestato e poi rilasciato perché è sospettato di coltivare marijuana in Belize. Tornato negli Stati Uniti, viene fermato mentre è alla guida della sua auto, completamente ubriaco. Poco tempo dopo viene accusato di possesso illegale di armi presenti sul suo yacht. Arrivando ai tempi della pandemia, nell'agosto del 2020, finisce nei guai perché indossa sul volto un perizoma di pizzo.
Ma secondo me sto qua è solamente un coglione che vuole divertirsi fino alla fine. Non lo so, mi sembrano un po' piovute a caso ste accuse. Cioè, dai, no, è solamente uno scemotto che vuole dare fastidio e fa leggi. Non lo so. E si rifiuta di sostituirlo con una mascherina regolamentare. E anche stavolta lo lasciano andare. Beh, in America erano molto meno stricte con le mascherine, eh. Arrivando al 2021, mentre è in Spagna, viene nuovamente arrestato con l'accusa in soldoni Che indossava una mascherina di sole e la volevano di luna. di aver architettato un gioco fraudolento a base di criptovalute. Il 23 giugno la Spagna autorizza la sua Se l'è messa di luna. estradizione negli Stati Uniti, ma John viene trovato morto nella sua cella. Aveva 75 anni. No, è morto? Viene trovato morto. La Spagna autorizza fraudolento a base di criptovalute. Il 23 giugno la Spagna autorizza la sua Ma del 2020? estradizione negli Stati Uniti, ma John viene trovato morto nella sua cella. Aveva 75 anni. Un anno fa, wow. Tutto indica che si tratti di suicidio per impiccagione e l'autopsia lo conferma. Ma sarebbe bastata una piccola mancia al medico legale e la scritta suicidio avrebbe potuto apparire sul certificato di morte. Ma che ne sai? Perché torna alla mente un suo raggelante tweet scritto nel 2020. Sono contento qui, ho degli amici. Il cibo è buono, va tutto bene. Sappiate che se mi impiccolo a Epstein non sarà colpa mia. Ma si parla di un uomo che ne ha visti di tutti i colori, non boh. Era la paranoia a parlare. Era la volontà di incolpare qualcuno per la decisione di togliersi la vita. Oppure Ma sembra una persona per niente paranoica, secondo me. sapeva di essere in possesso di informazioni in grado di danneggiare persone importanti del governo che avrebbero deciso di eliminarlo. Stando a quanto affermato dalla vedova, John non aveva intenzione di uccidersi. Anzi, era già d'accordo con gli avvocati per presentare appello e organizzare la sua difesa. Oltre al mistero della sua morte, resta aperta la grave questione riguardante l'omicidio di Gregory Fall. John c'entra qualcosa con quel decesso? Possibile che abbia deciso di eliminare Gregory solo perché quest'ultimo si era lamentato dei cani lasciati liberi sull'isola e delle troppe guardie del corpo armate fino ai denti? Fa riflettere che nel corso degli anni sia stato sempre scagionato, rilasciato. Insomma, ripulito all'istante da qualsiasi accusa del momento. Aveva i soldi. Come se fosse protetto da personaggi importanti che lui teneva in pugno con la minaccia di rivelare informazioni top secret. Esattamente. Ne parlava anche nei suoi tweet, ma conoscendolo non si può essere certi che dicesse la verità. Forse, sentendosi intoccabile, ha finito con l'esagerare, diventando agli occhi dei potenti un individuo incontrollabile e pericoloso. Forse qualcuno ha capito che una volta tornato negli Stati Uniti avrebbe vuotato il sacco e sarebbero stati guai per parecchi pezzi grossi. Approfittando del suo soggiorno in una cella, lontano da occhi indiscreti, è stato suicidato, come si usa dire in questi È casi. stato suicidato. Chissà quali segreti si è portato nella tomba. Innovatore, provocatore, Non incontenibile. gisellare. Geniale e ribelle secondo alcuni, Non gisellare. completamente svitato secondo altri. Un grande potenziale sprecato a ben vedere. Il padre di un antivirus creato per difendere i computer, È un diventato Gianluca egli Vacchi più stesso, cognomane. agli occhi dei Quindi suoi Gianluca nemici, Vacchi. un virus da stroncare. Dai, Giselas. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima! Niente, comunque, non lo so, io quando si parla di personaggi ricchissimi, penso sia solamente molto facile sputtanarli, fargli piovere addosso delle critiche. Cioè, in quel video, anche se c'era scritto sali da bagno, erano sostanze, erano droghe, no, non lo erano, non lo erano.